rimandare fa rima con ingrassare, ad esempio. Ma il punto non è tanto perché ingrassiamo, perché questo, se segui i miei video, ormai ti ho fatto una testa così e ti esce fuori il sangue dalle orecchie. In realtà è perché tendiamo a rimandare un nuovo percorso, un nuovo progetto o la corretta via per stare bene. Questa è la domanda da 1 milione di dollari. Comunque, prima di andare avanti, ricorda di mettere un bel mi piace, condividere il video con i tuoi amici e iscriverti al canale attivando la campanellina. Anche se ci sforziamo mentalmente, alla fine c'è sempre una vocina interna che dice: vabbè, dai, non ci pensare adesso, poi dopo inizio, poi dopo lo faccio. Questo succede spesso quando ti trovi la sera magari a mangiare la Nutella, i biscotti con Nutella, tutta una serie di cioccolatini, una serie di alimenti che definiamo spazzatura, ma in realtà zucchero, zucchero nelle sue varie forme. E normalmente cosa sta succedendo? Succede che durante le festività di Natale, arriva poi la Befana, durante tutto quel periodo, iniziamo a mangiare alimenti che normalmente non mangiamo e li mangiamo tutti i giorni. Ora, tutti questi alimenti che noi introduciamo, che decidiamo di introdurre, ci piacciono molto in realtà, è inutile che ci giriamo attorno. Sappiamo che lo zucchero fa male, quindi tutti i dolciumi, le merendine, la Nutella e via dicendo, ma quando iniziamo a mangiare questi alimenti, con leggerezza, perché sono giorni di festa, poi abbiamo difficoltà a toglierli. Perché? Perché questi alimenti creano una forte dipendenza inconscia dentro di noi. Vanno a interagire con dei sistemi, ad esempio, della dopamina, della gratificazione, un po' come lo fa la cocaina. Creano delle forti oscillazioni tra insulina e glicemia nel sangue. Queste creano delle montagne russe, creano delle emozioni metaboliche, alle quali poi è difficile rinunciare. E soprattutto influenzano negativamente il microbiota intestinale, perché quando inserisci zucchero quotidianamente per più di 2-3 giorni consecutivi, i batteri o anche la Candida albicans che si alimenta di zucchero all'interno dell'intestino inizia a crescere ed inizia ad avere più voce in capitolo a livello di scelte alimentari. Più voce in capitolo a livello di scelte alimentari. Che significa questa frase? Dobbiamo immaginare gli abitanti che popolano il nostro intestino collegati attraverso il sistema nervoso enterico col sistema nervoso centrale, con l'ipotalamo. E si è scoperto che i batteri, i funghi che stanno nell'intestino producono realmente dei neurotrasmettitori che vanno ad interagire, ma sono gli stessi neurotrasmettitori che produce il neurone. E quindi questi neurotrasmettitori dalle periferie possono andare a interagire a livello dell'ipotalamo. Allora immaginatela come una grande assemblea, quella che viene a livello dell'ipotalamo, dove si raccolgono dei voti, voti che arrivano dalla serotonina, quindi mi sento gioioso, oppure dall'acetilcolina, mi sento agitato, nervoso, inizio a tremare, dalla dopamina e via, dalla noradrenalina e via dicendo. Tutti questi neurotrasmettitori. Quindi, se io mi sono alimentato con tanti zuccheri, ho creato un aumento di popolazioni che producono dei neurotrasmettitori che mi portano verso quella scelta di quell'alimento specifico al quale difficilmente riesco a rinunciare. E allora ci vuole un metodo, perché non basta a quel punto la forza di volontà a dire domani smetto mentre stai adesso magari mangiando quell'alimento spazzatura. Lo devi fare partendo un passo alla volta. Per questo motivo ho creato il reset intestinale. Tutte le persone che hanno partecipato si sono trovate bene perché hanno eliminato completamente questa dipendenza ed è il modo giusto per ripartire. Non sei in ritardo, puoi acquistare il corso e seguirlo ogni volta che vuoi. Prossimo turno partirà questo sabato e domenica ed ogni weekend partirà un nuovo turno del reset intestinale. Ma poi
veramente seguirlo quando vuoi, bastano 2 giorni. Ciao!